Yahoo! Cari amici, salve, come va? Spero proprio bene. La voce che sentite nelle vostre orecchie non è quella di Ramsette III, ma è la mia, e sono qui per presentarvi il Piero Chiambretti Show, una trasmissione ormai dal grande successo, anzi ci comunicano che va benissimo, le indagini ci dicono che vi state moltiplicando come i cinesi, bravi, siete furbi e non ve ne pentirete. Continuano ad arrivare un sacco di lettere di gente che ci chiede dei soldi, ma non ce n'è purtroppo per nessuno, pazienza. Bene, fatta questa premessa, cari amici che siete lì, vado a presentarvi l'ospite di questa sera, un ospite che, se mi concedete la battuta, scottante. Signori, ecco a voi Ignazio Dell'Acqua. Venga, signor Ignazio Dell'Acqua, venga, signor Dell'Acqua. Venga, signor Dell'Acqua, venga, venga pure avanti. No, mi chiami pure Ignazio, Dell'Acqua non mi piace. Preferisce? Preferisco. Vuole che ci diamo anche del tu? Sì, tutto tu. Stupendo qui. Ti piace? Pianoforte di legno? Ci si dimogano, roba di primo pelo. Uno sgabello di paglia di Vienna. Sì. Il migliore. Per che cosa? Una poltrona di velluto. Sì, è proprio sua. Ah, questa attacca subito. Sì, attacca subito. Ah, fuma? No, non fumo, bevo solo, sì, bevo. Peccato, sì, perché io avrei da accendere. Ma io non fumo. Senta, signora Ignazio, veniamo subito a parlare di lei. Lei di che cosa si occupa? Indovini. Ma cosa indovini? Mica un quiz, scusi, non dica lei davanti a milioni di telespettatori. Indovini! Vabbè, però non facciamo, non stringiamo, lei si occupa, non so, lavora in un ufficio? Acqua. Allora lei probabilmente lavora all'aria aperta. Fuochino! Ci siamo, dunque lavora all'aria aperta in un giardino, Fuocherello! Fuocherello, in un giardino, fuocherello, lei lavora in un bosco! Fuoco! Fuoco, bosco, lei è sicuramente un vigile del fuoco che spegne gli incendi! Per carità, non mi offenda! Io li accendo! Come? Li accendo! Stop! Attungo la telecamera su di me, momento drammatico, un groppo in gola, ma nello stesso tempo grande giornalismo verità. Signori, vi ho portato qui, vi ho portato in casa tramite la televisione l'uomo che incendia tutti i boschi d'Italia. Ma com'è nata questa passione, signor Ignazio? La famiglia, mio padre era un tipo focoso, mia madre una bomba. Ho capito, lei dove ha lavorato, signor Ignazio? Ma io ho lavorato un po' dappertutto, l'isola del Giglio, l'isola d'Elba, una capatina all'Argentario, in Sardegna ho lavorato benissimo, sì. Anzi, posso fare un avviso ai miei clienti? Sì, però breve. Brevissimo. A proposito di quel sugheretto là al centro della Sardegna, io sono ok. Molto bene, all'estero lei ha lavorato? In Corsica, sì. Stupendo, ma io preferisco sempre lavorare in Italia. Forza Italia, l'Italia è la mia patria. Parole sante, sono contento che lei la pensi così. Certo che ha visto tutti i posti molto belli sotto il profilo coreografico. Che ricordi le sono rimasti? Ricordi un po' fumosi. Sì, certo. E qual è stata l'operazione che le ha dato più soddisfazione in questi chi è? L'Etna! Chi è? L'Etna, un anno fa! Sì? Oh, l'eruzione! Un lavoro di equip, tutta la famiglia, mio padre, mia madre, due sorelle. Un lavoro faticoso, ma una soddisfazione! Fuma? No, non fumo, gliel'ho già detto. Peccato, perché avevo giusto l'accendino. No, niente, cosa vede dentro il tubo, caro Ignazio? Ma cosa fa? Non vedo futuro in quel tubo. Una domanda emblematica di concetti sui segreti repressi, Un viaggio con tutta la famiglia. Canada, boschi sterminati. Poi giù, sino l'Amazzonia, foreste vergini. E poi infine, per riposare un po', la terra del fuoco! La terra del fuoco!